A Glasgow il Milan ha sconfitto per 1-0 il Celtic nell'incontro di ritorno dei quarti di finale della Coppa dei Campioni e si è così qualificato per le semifinali del torneo. La rete del successo milanista è stata segnata da Prati dopo 12 minuti di gioco. Questa è la formazione schierata da Nereo Rocco: Cudicini, Anquilletti, Schnellinger, Maldera, Malatrasi, Rosato, Amrim, Lodetti, Prati, Rivera e Scala. Stadio affollatissimo, freddo intenso, terreno leggermente scivoloso. Ecco l'azione del gol di Prati commentata da Nicolo Carosio. Rimessa in gioco di Craig per McNeil. Scatto! 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 Tiro a rete! Milan 1! Celtic 0! Ha segnato Pierino Prati. Passato in vantaggio, il Milan ha proseguito nella sua tattica difensiva portando pericolosi contropiede, uno dei quali è stato concluso da Amrim con un tiro angolatissimo che per poco non è entrato in rete. Il Celtic ha reiterato i suoi attacchi, ma non è mai riuscito a superare la guarnitissima difesa rossonera che ha avuto in Cudicini il protagonista numero uno. Nereo Rocco, nel corso della ripresa, ha sostituito due uomini, da prima Schnellinger con Santin e poi Amrim con Rognoni. Anche il Celtic ha sostituito un uomo. Ed ecco ancora da Nicolò Carosio la cronaca diretta della fase finale dell'incontro. 30 secondi al termine. Forse il Milan ce l'ha fatta. Si sente dalle scalere l'incitamento di Milan. Hughes. Mentre la palla ritorna ai nostri, ma Rivera la perde. Vittoria! Vittoria! Finale! Si abbracciano tutti esultanti. In sintesi, la gara ci ricorda, seppur menomato di Sormani e Trapattoni, un Milan con validi sostituti e come per incanto risorto sul piano tecnico e combattivo. La forza della difesa, splendidi Cudicini, Anquilletti, Schnellinger, gli stopper Rosato e Maldera, è perfettamente fusa con la generosità di Lodetti che assieme al maestro Rivera ha orchestrato il centrocampo. Il resto lo hanno fatto Scala, Amrim e come al solito Pierino Prati. Ricordiamo anche i sostituti Rognoni e Santini.